Iskei stanno alla tua vita come i marmocchi stanno alla vita della babysitter. Non sei tu che li hai fatti, ma è a te che rompono i coglioni. Se domani all'improvviso tutti i magnaschei decidessero di investire all'estero, l'economia del paese andrebbe a picco come un obeso nella panna cotta. Noam Chomsky scriveva: se un governo decidesse di stimolare l'economia o di investire in campo sanitario, queste politiche possono essere prontamente punite con la fuga di capitali. È per questo che sotto il governo tecnico la Ferilli dichiarava: basta tassare i ricchi, le tasse bisogna prenderle dalle fasce più deboli perché c'è più gente. È per questo che Salvini ha dichiarato: è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. E come diceva Facundo Cabral: non mi preoccupo dei poveri perché ai poveri ci pensa la Chiesa, non mi preoccupo dei ricchi perché ai ricchi ci pensa il governo. Allora, se noi volessimo rilanciare l'economia del paese, dovremmo fare uno spot che più o meno dica così: cari magnaschei, perché andate a evadere le tasse all'estero? Evadete in Italia, che è più comodo. Perché andate a fare quei trucchetti tipo anni 60 che nascondete i schei sotto i tappetini della panda intestata a un tossico? Non andate a fare le vostre truffe alle Cayman, che sono piene di caimani. Non andate a evadere alle Barbados, che sono piene di ubriaconi. Evadete qua. Cos'è che piangete? Cos'è che siete pieni di schei? Piangete sempre. Qual è il cruccio? È il segreto bancario. Era tutto qua. Bastava dirlo. Ripristiniamo il segreto bancario, tornate a farvi le vostre truffe dentro le banche e il vostro direttore starà muto come il culo di uno stitico. Magnaschei, evadi in Italia, scegli la comodità. Red Box. Il giornalismo è come il codice da Vinci: a una prima lettura non ti accorgi di cosa c'è sotto. Allora cerchiamo i segni nascosti nelle notizie dimenticate. Egitto, il mistero del sarcofago che gli archeologi si preparano ad aprire, recuperato durante i lavori di un palazzo ad Alessandria, non era in Piemonte. Comunque, che mistero vuoi che sia un sarcofago egizio? Se vuoi ti dico già cosa troveranno quando lo aprono. Un morto trovano e scommetto che è egiziano. Ah, ci scommetterei una forte somma. Per vendicarsi del licenziamento piazza un ordigno in ospedale. Cioè, per questo qua, curare le persone deve essere proprio una missione, eh? La battaglia di Don Bruno a caccia di rosari satanici. Cioè, perché ci sono queste corone del rosario, sembra normali, ma dentro c'è dei simboli satanici che uno dice: ecco perché mi va così di merda nella vita, pensavo di pregare il cielo e invece sto facendo i pompini a Satana, che è un po' come mettere Salvini a capo di una ONG. Non risponde, la colazione non riprende, l'articolazione è piena di bende, sono un reduce del DOS impantanato nel WhatsApp, che ragiono con il sistema operativo come un ulivo davanti al moto Zap. Sono il dinosauro del 3.1, guidavo un appunto, guidavo una 1, adesso siamo rimasti in 3 a ballare l'allegato, ammazzare l'alligator, scaricare lo stregato. C'è una strega dentro l'app, c'è una strega dentro l'app, c'è una strega dentro l'app. Accendiamo il nostro Fat Phone Assistant. Ehi, Fat! Crepa! Sei ancora arrabbiato per lo scherzo di ieri? Impiccati! Non durante l'orario di lavoro. Passami le telefonate. Pronto? Pronto, qual è il suo problema? Buongiorno, io ho bisogno di una voce amica che sappia dare calore umano. Ha sbagliato numero. Arrivederci. Meglio di no. Pronto? Pronto, chi parla? Buongiorno, io lavoro in una ditta che fa siti web, lavoro 8-10 ore al giorno e prendo 500 euro al mese.
È riuscito a strappare un contrattone, non c'è che dire. Ma se non accettavo perdevo il lavoro. E forse a volte il destino ci manda dei segni. Mi hanno detto di rivolgermi al sito schiavi.com che aiuta gli sfruttati come me. Ma quel sito lì l'ho fatto io, conosco la proprietà e sono sfruttatori anche loro. Vabbè, inutile cambiare i cazzi se il culo resta lo stesso. Adesso mi stanno proponendo un altro lavoro, sarebbe più interessante. È una cooperativa, sono solo 350 euro al mese, però lavoro 6 ore. E cosa farebbe? Scrivo fake news a pagamento. Ma perché stare a girarci tanto intorno? Perché fare mille esperienze che non portano a niente? Vada direttamente a dare via il culo. Non c'è assistenza sanitaria, ma si fa su un bel gruzzolo. La ringrazio per il consiglio. Pronto, chi parla? Io sono convinto che ci sia qualcosa di più. Dove? Voglio dire, la vita non può mica essere tutta qua, no? Ah, non di certo. Ce ne sarà un po' anche a casa. Sì, ma quello che voglio dire, insomma, a volte lei non si chiede mai perché siamo qua. Io al telefono, lei mi ascolta, sta in uno studio. Credo che sia perché se fosse il contrario, lei sarebbe balasso. Ma secondo lei ci troviamo qua per caso? No, c'è un motivo, eh? Lei ha composto il numero e io ho risposto. Insomma, io non so se faccio bene a dirlo, ma io sento delle voci in piena notte, mi sveglio di soprassalto, ci sono delle voci. Chiuda la finestra, mandi una mail ai vigili. Non mi dica che lei non sente mai le voci. Uso i tappi. Insomma, lei crede che il mondo sia questo che vediamo? Lei non crede che le cose possano essere diverse da come appaiono? No, no, a volte le cose sono proprio quello che sembrano. Una volta ho ordinato un'orrenda felpa su Amazon, è arrivata, era veramente orrenda. A volte le cose sono proprio come sembrano. Ma io parlo d'altro. Perché non ha visto la felpa? Parlo dello spirito immateriale, delle cose che non si vedono. Tipo le mutande. Ha riattaccato, ma non ho capito la domanda. E adesso l'unico motivo per cui ci ostiniamo a parlare a un branco di fessi come voi: la propaganda. Quando ti fai la doccia, ti fai il shampoo ai capelli e esso cola sui cigli e sui sopraccigli. Finisce nell'occhio, ti metti a piangere. Sembri un ospite di Maria De Filippi. Hai gli occhi più lucidi di Maradona. Perché? Perché se il mercato è uno, i suoi segmenti sono infiniti. Scendi nel dettaglio. Shampoo per cigli e sopraccigli. Specifico, non piangi più e ti viene il ciglio di una giraffa. Shampoo per cigli e sopraccigli per la persona che sa quel che vuole nel dettaglio. Riempi lo scaffalino della tua doccia di un'altra cagata inutile. Shampoo per cigli e sopraccigli. E se sei contro la depilazione, c'è anche Shampano, lo shampoo per i peli del culo. Veneto. L'assessore Donna Zan propone la chiusura dei negozi di cannabis light perché potrebbe passare l'idea che esista una canapa che non fa male. La canapa non fa male, dipende dall'uso che ne fai, è come l'aspirina, se io mi metto a fumarla non so se fa bene. Ma poi una volta si usava per fare i tessuti, non è che mio nonno si metteva la maglietta di canapa, andava via di testa e suonava il reggae. Cioè, lo faceva, ma perché si inquartava di raboso? Ma comunque, a me, della canapa che non fa male, non me ne frega un cazzo, perché ci sono solo due cose nella vita che mi rilassano, e cioè la marijuana e la masturbazione. E siccome mi sono imposto di non farmi più di una canna al giorno, per il resto mi ammazzo di seghe. Se farsi delle pippe facesse dimagrire, a quest'ora potrei nascondermi dietro Fassino. Bene. E noi, per rientrare nei parametri di Maastricht, dobbiamo fermarci qua. Vi diamo appuntamento alla quinta e vi lasciamo in compagnia del nostro opinionista che oggi parlerà di pensioni. Quello delle pensioni è un tema che rischia di farci menare il can per l'aia con un'aia molto grande, perché io lo dico già da tempi non sospetti. Qua non si tratta soltanto del welfare. Quando parliamo di pensione non si tratta di ordinare una pizza senza glutine. Qua stiamo parlando di temi semplici ma al contempo complessi. Sgombrando il campo da ogni equivoci, stando fuori dal teatrino della politica, rimbocchiamoci le maniche. Questa è la mia proposta che avanzo da tempi non sospetti. Mettiamoci tutti intorno a un tavolo, discutiamo del tema delle pensioni, perché noi italiani abbiamo comunque uno scopo comune e condiviso, che è appunto l'indipendenza del Veneto, insomma. Quello c'è lassù, coi neri e con gli indù, poi scopre la passera di colore, canta I feel good,
l'altro vuole stinti, tutti i rom e tutti i sinti. Poi uccide la moglie di Bergamo Alta per fattori contingenti. Si preoccupa per i bambini, vuole le cure, pretende i vaccini, ma poi li intossica per merenda con quel cazzo di formaggini. Vite provvisorie, racconti senza storia, tutti si sentono di passaggio, tutti s'arrangiano la meno peggio. Lui crede nella scienza, ne fa una dipendenza, ma la sera telefona ai maghi, non riesce a farne senza. L'Etna e il Vesuvio sono depressi da quando i terroni sono retrocessi. Con l'arrivo dei migranti nessuno più fa il tifo per essi. Il politico incompetente si inalbera furiosamente se gli fanno notare il divario tra il saputello ed il sapiente. Vite provvisorie, racconti senza storia, tutti si buttano sull'uomo a terra, tutti si esaltano per la guerra. Si sveglia di cattivo umore, lo specchio gli mostra un altro colore, prende il macete, scende giù in strada e non risparmia neanche le suore. Quello che predica siamo fratelli e fa mambassa nel portaombrelli, per comprarsi telefono nuovo usa la cassa degli orfanelli. Il direttore della sua banca, che guarda tutti con aria stanca, ha creato una pagina chiusa in difesa della razza bianca. Vite provvisorie, racconti senza storie, gente che ha votato per un altro risultato. Due uomini di Milano che si tengono per mano, sono massacrati sul marciapiede da gente col Vangelo in mano. Quello si indigna tutto il giorno dei froci che gli stanno intorno, ma la sera col cazzo in mano contempla il tradesto nei siti porno. Chi fa le crociate contro la croce arringa la gente, alza la voce, ma prega Santino, dice Guevara, con cui confabula sottovoce. Vite provvisorie, racconti senza storie, bocce ferme, mele col verme, spari sulla folla inerme. Quella si incazza di brutto se nota errori nello scritto, se assassinano un congiuntivo lei dichiara un giorno di lutto. Quell'altro tendenzialmente di scienza non sa niente, ma scruta il cielo, guarda le scie e ne discute accademicamente. Da quando siamo tutti connessi, crediamo alle bufale come dei fessi, che sia la Treccani o Imola, oggi è tutto uguale nei riflessi. Vite provvisorie, racconti senza storie, mafie, calzoni, bombe dai droni, non ci sono paragoni. Le vite della gente non contano mai niente, ma esplodono come una bomba molto poco intelligente.